Allora ragazzi, prima di passare a scala minore armonica, volevo fare un attimo un piccolo ripasso su quello che abbiamo visto in questo capitolo dei modi della scala maggiore, le scale modali della scala maggiore, ricordandovi innanzitutto che per assaporare veramente la scala, il modo, quindi la sonorità, il colore, lo stato d'animo che trasmette una determinata scala, l'esercizio e il modo più giusto di studiarlo, quello innanzitutto di andare a ascoltare composizioni scritte, composizioni, melodie, o giri armonici scritti con un determinato modo. Il secondo è suonare le scale su un tappeto, quindi se io studio la scala maggiore, poi la scala lidia, posso usare lo stesso tappeto maggiore, quindi facciamo conto in sol, studio il sol ionico, il sol lidio, mi metto un tappeto di sol e sento la differenza di sonorità tra appunto il lidio e lo ionico. Questo è secondo me. Poi ovviamente si potrebbe studiare appunto le successioni armoniche e provare anche a comporre qualche giro armonico, qualche melodia su un giro armonico. Chi è interessato magari potrebbe approfondire questo aspetto, o chi è interessato anche all'analisi armonica di brani, sia di classica che non, mi può contattare privatamente, io non ho nessun problema. Affrontare tutti questi argomenti in un corso non è semplice, magari diventa anche un po' troppo lungo e noioso. Quindi voglio solo in questa ultima, diciamo, lezione del capitolo, voglio solo proporvi un altro esercizio, cioè uno dei miei esercizi preferiti per lo studio delle scale. Come avevo detto qualche lezione fa, io uso un'applicazione che si chiama iReal. Se volete, chi è interessato, vi mando il link, le mando tutte le informazioni che vuole. È un'applicazione che ci permette di comporre, quindi scrivere delle successioni armoniche in un determinato stile, quindi si può scegliere lo stile, la velocità, gli strumenti, e scrivere proprio gli accordi con le sigle come vogliamo noi, a nostro piacere, oltre a trovare una libreria immensa di brani già pronti per studiare. L'esercizio che vi propongo oggi, ovviamente poi è modellabile, è modificabile, è uno spunto e basta, è quello di suonare una tonalità alla volta, quindi vi faccio un esempio, parto dal Sol e ho scritto due battute per accordo, nel senso che vado a pensare a tutte le scale modali su Sol, quindi di accordi avrò due battute di Sol maggiore, quindi il primo grado della scala maggiore, due battute. Poi passo al minore settima perché penso alla scala dorica di Sol, quindi due battute di Sol minore settima. Battute di Sol minore o Sol sospeso bemolle nona per il frigio, quindi in questo caso io ho messo Sol settima sospeso, quindi avrò questo. Due battute di Sol major 7 per il lidio, quindi Sol lidio, due di Sol settima, Sol misolidio, poi
due di sol minore, se volete potete mettere sol minore bemolle 13, insomma, l'accordo della minore naturale. Importante non mettere la sesta maggiore, se no. E due di sol semidiminuito per il loro. E poi le ultime due ancora sol maggiore. E poi io vado, cambio di tonalità e vado in re, quindi per quinte, ma si può fare per semitoni, per quarte, come volete. Ovviamente si può anche poi appunto andare un po' più sul difficile, tipo aumentare la velocità, cambiare stile, cambiare gli accordi, non tutti, quindi di una tonalità, ma insomma fate partire l'immaginazione e la creatività. Se usate questa applicazione, ripeto, chi ha bisogno di informazioni costa anche veramente giusto, perché la uso da una vita e l'avrei pagata molto di più per quanto la sto usando, cioè l'avrei dovuta pagare molto di più. Vi faccio sentire al volo un giro per come la faccio molto lentamente e poi ci si vede per la minore armonica. E ricordiamoci di non partire sempre dalla tonica, ma ad esempio di arrivare all'accordo successivo sulla nota più vicina. Andiamo a sentire. Quindi sol maggiore, sono sol ionico. Sol dorico. Sol frigio, Sol lirio, Sol misolirio. Passo il re. Posso aumentare quindi un po' la difficoltà. Re dorico. Re frigio. Re lirio. Re misolirio. Quindi questo ovviamente a livello musicale non è proprio il massimo, però a livello di esercizio a mio avviso è molto molto utile. Quindi ragazzi, ci vediamo per la minore armonica e ripeto, qualsiasi domanda scrivetemi tranquillamente, non c'è alcun problema e vi aspetto allora al prossimo capitolo.